Davvero molto divertente. E dall'1 al 5 agosto prossimi in Salento si terrà il mercatino del gusto. 90 bancarelle di espositori regionali nei cortili, giardini, piazze, vie e antichi palazzi di Maglie. Nella piazza del vino si potranno degustare i bianchi, i rossi e rosati di cantine pugliesi selezionate, ma non manca la birra artigianale. Poi c'è la via della gastronomia, quella dell'olio extravergine d'oliva, quella dell'ortofrutta e anche la via dei presidi e comunità del cibo. Il percorso si conclude con la piazza del gelato, la via dei dolci e l'angolo del caffè. Tutto questo è il mercatino del gusto di Maglie. C'è per esempio nel palazzo del Liceo Capece lo show cooking, la scuola di cucina, c'è un aspetto culturale nel caffè letterario di Palazzo Guido, verrà presentato un libro ogni sera e diciamo quindi ci sono delle cose molto importanti anche sotto l'aspetto culturale. Consolidare l'evento giunto alla 14ª edizione in un contesto non solo enogastronomico ma di promozione turistica e storica, questo è l'obiettivo del comitato Mercatino del Gusto. Con il Mercatino del Gusto, tradizione e innovazione si incontrano in Puglia. Il tema dell'edizione targata 2013. A Maglie dall'1 al 5 agosto, ogni sera a partire dalle 19, danza, musica, masserie didattiche di Puglia, laboratori, libri, vino e tanto buon cibo. Questi gli ingredienti dell'evento, un'occasione per promuovere territorio e turismo, ma anche un'opportunità per le aziende espositrici. Come Camera di Commercio ci siamo stati fin dal primo momento, crediamo in questo evento, continueremo a sostenerlo con la speranza che in questo momento difficile che stiamo vivendo il mercatino del gusto possa rappresentare una boccata d'ossigeno per le nostre aziende. Iniziativa resa possibile anche grazie al sostegno dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia e della provincia di Lecce, dati alla mano conferma l'interesse in continua crescita da parte dei visitatori. Novità di quest'anno i QR code apposti sulle bancarelle che permetteranno attraverso uno smartphone di collegarsi direttamente al sito del Mercatino del Gusto per avere aggiornamenti in tempo reale riguardo gli appuntamenti dell'evento.